si soffoca qui dentro. Ti diverte fare questo? Perché? Faccio qualcosa di male? No, stai solo giocando, lo so. Buonasera, ben ritrovati a Parliamo di Film. La pellicola che vogliamo analizzare questa sera insieme a voi è forse un film un po' dimenticato, ma non privo di fascino e di bellezza. Sto parlando del film La ragazza di Trieste del 1982 ad opera del regista, sceneggiatore e scrittore Pasquale Festa Campanile. E Pasquale Festa Campanile fu indubbiamente uno dei più grandi autori e interpreti della letteratura e della regia italiana. Ha amato trattare all'interno dei suoi film commedia moltissime tematiche di natura sociale, come per esempio l'omosessualità, la solitudine dell'uomo contemporaneo, in tantissime sue pellicole davvero degne di nota. La ragazza di Trieste è tratto da un omonimo romanzo in cui viene raccontata con echi molto poetici e molto raffinati una storia d'amore molto anomala tra un fumettista interpretato da un bravissimo ed affascinante Ben Gazzara ed una giovane ragazza che viene da una realtà molto triste, ovvero quella dei manicomi. Nicole viene sottoposta alla tecnica dell'elettroshock, tecnica che tra l'altro suscitò non poche polemiche in quegli anni, e il film fa un'attenta polemica sulla condizione e sulla grande solitudine degli istituti psichiatrici. Nicole incontrerà questo uomo di cui si innamorerà perdutamente, ma la sua malattia mentale la porterà alla morte. L'uomo, nonostante abbia un'indole molto libera, decide di innamorarsi e di seguire le sorti di questa giovane ragazza da cui si sente molto attratto, ma non riuscirà, ahimè, a salvarla. È un film meraviglioso, con delle scene inedite, che racconta con grande dolore e con grande drammaticità la malattia mentale. Ricordiamo che in quegli anni da poco era trascorsa la legge Basaglia sulla chiusura dei manicomi nel 1978. Molto probabilmente anche in questa pellicola il bravissimo e sensibile occhio di Pasquale Festa Campanile voleva soffermarsi su una tematica molto scottante e molto dolorosa come quella della realtà dei manicomi. Indubbiamente entrambi gli interpreti hanno saputo raccontare con grande semplicità e con grande drammaticità al tempo stesso una condizione molto amara, quella dell'essere innamorati e anche molto ma molto infelici. Un film meraviglioso. Come ogni settimana a commentare la pellicola di questo lunedì, La ragazza di Trieste, e con noi ovviamente il nostro ormai inseparabile, ineguagliabile amico, regista e critico cinematografico Walter Salami. Ciao Walter. Buonasera Milena, buonasera a voi tutti, grazie per l'ospitalità e l'invito a questa trasmissione.
Walter, nell'ultima scena, quella in cui Nicole, ormai priva dei suoi capelli, si avvia verso il mare senza più fare ritorno, è stata ripresa, da un altro talento, sicuramente non drammatico, che è quello di Carlo Verdone, che nel film Stasera a casa di Alice riprende, prende altamente spunto da questa scena per far immergere nelle acque del mare, in una spiaggia deserta, l'attrice, Yvonne Shaw, che tra l'altro somiglia molto ad Ornella Muti e interpreta la sorella di Ornella Muti, gravemente malata a livello, psichiatrico. È una casualità, indubbiamente, Carlo Verdone in Stasera a casa di Alice ha ripreso questa, ultima scena finale, dell'opera di Pasquale Festa Campanile, e anche lì aveva assunto un tono, sicuramente un valore molto ma molto drammatico. Indubbiamente l'annegamento di Nicole rimane nella storia del cinema anche per la sua grande capacità, oltre che di stupire, anche di affascinare. Sei d'accordo? Dunque, l'ambiguità del finale in cui si vede il protagonista assistere passivamente al deliberato suicidio di Nicole, provandone un senso di liberazione, è un momento alto e anche insolito nel panorama del cinema nostrano. Condotto con ritmo lento e riflessivo, la vicenda lascia ampio spazio alle descrizioni ambientali e alle introspezioni psicologiche. Ne emerge un quadro vivo, autentico, apprezzabile per la ricchezza di fermenti umani. Degni di nota sono le prestazioni dei protagonisti e l'appropriato commento della colonna sonora. Ad un certo punto del film, lo spettatore viene anche illuso, se vogliamo un po', no, Walter? Perché si ha ad un certo punto la percezione, l'illusione che Nicole possa farcela, tra le braccia di questo protettivo amante che ha anche delle componenti un po' da padre, essendo anche, lontano da lei a livello anagrafico. Invece poi Nicole sprofonderà nella sua malattia fino ad incontrare la morte. Voglio chiederti se secondo te, a tuo avviso, Pasquale Festa Campanile voleva con questo quasi tranello verso lo spettatore illudere, per infrangere poi il desiderio di vittoria della protagonista, di vittoria nei confronti della malattia, oppure vuole proprio con durezza far notare il problema della malattia mentale dalla quale non si riesce a venire fuori. Dunque, forse nelle intenzioni del lavoro di offrire allo spettatore un documento drammatico sul disagio psicologico e sul male di vivere. È un invito a meditare sulle più riposte pieghe dell'animo umano. In uno dei tanti momenti in cui Nicole, interpretata da una bellissima e misteriosissima Ornella Muti, ritorna in manicomio, viene sorpresa in un agguato, in una aggressione molto violenta di un gruppo di pazienti, molto ma molto violente, e l'aggressione assume paradossalmente le sembianze quasi di uno stupro al femminile. Una scena altamente dolorosa e altamente drammatica, devo dire, che sciocca lo spettatore. Anche più distratto. Volevo chiederti se una scena di questo tipo è inedita nella storia del cinema italiano o si sono già viste scene di questa portata. Dunque, in realtà, molte volte scene del genere sono state concepite e realizzate nella cinematografia nostrana, soprattutto nel filone del cinema erotico. Qui, ad esempio, vediamo una scena tratta dal film KZ9
lager di sterminio del regista Bruno Mattei. Ma possiamo citare tanti altri titoli, come ad esempio Evase con Lilli Carati, oppure Salon Kitty del regista Tinto Brass. Gli attori della storia sono molto azzeccati. Ben Gazzara, nel massimo della sua fascinosità, nonostante sia già maturo anche rispetto alla protagonista femminile, giovanissima e bellissima come una dea, che è appunto Ornella Muti. Non potevano esserci protagonisti migliori perché sono altamente carismatici e catturano e si fanno voler bene dal pubblico quasi nell'immediato. Ti chiedo, Walter, se questo film è più una storia d'amore o una storia di denuncia? Dunque, diciamo che le improbabilità delle situazioni manicomiali da cui ragazza si muove, manifestamente sacrificate ad esigenze sceniche, mi fanno escludere l'intento di denuncia del suo autore verso le condizioni degli ospedali psichiatrici. Peraltro, ne approfitto per ricordare che l'ambientazione triestina è un omaggio alla memoria di Franco Basaglia. Che questa sera abbiamo anche ricordato degnamente un grande autore che ha portato in alto il buon nome della narrativa e della regia italiana nel mondo, che è stato appunto il sensibilissimo Pasquale Festa Campanile. Noi vi auguriamo sempre di continuare ad amare il vero buon cinema. Grazie, alla prossima con Parliamo di Film. Via.